squadra. E io per fortuna ho avuto anche modo di lavorare per 2 anni e mezzo, 3 anni con una persona del genere che faceva bene come sta facendo bene anche in modo attuale questa persona, che ci aiuta un po' a analizzare i propri doti o proprie responsabilità e trasformare tutto questo anche in modo che il collettivo comincia anche a capire in modo omogeneo tutto quanto. E queste sono cose molto importanti, ma sono anche i processi che noi adesso, questo processo appena abbiamo iniziato, e abbiamo anche sicuramente tanta volontà di approfondire questo, perché sia per me come un attore avere un super coach in certe cose, così anche sul livello della squadra o individuale per i giocatori è molto importante, perché penso che queste sono anche maniere o positive e innovative che si usano da tanto tempo in altri sport, in calcio un po' di meno, ma sicuramente che possono aiutare tantissimo sul sviluppo di una persona singola ma anche della squadra. Buongiorno, Matteo Mazzoni da News 24. Una domanda al mister e una a Stefano. Mister, come sta Gonzales? Se è a disposizione per la partita di domani? E a Stefano, come si vive, come si fa a rimanere tranquilli nelle ore precedenti di una partita del genere? Gonzales sta meglio, devo valutarlo anche stasera e domani mattina decidere definitivamente se ci sarà o non ci sarà. Ma innanzitutto non bisogna essere troppo tranquilli in queste partite, perché è una partita importante e c'è parecchia tensione. Più che essere tranquilli, bisogna saper gestire la tensione e portarla dalla propria parte e sfruttarla in campo. Bene.